Ciao a tutti e bentornati su 5 Ranker. In questo video vi suggerirò 5 libri, ma non 5 libri a caso, no. 5 libri accomunati dalla tematica, dall'argomento principale, che è un argomento veramente molto importante, e cioè i problemi di comunicazione nelle relazioni interpersonali. Problemi che sono sicura che almeno una volta nella vita tutti abbiamo provato. Però la comunicazione, si sa, è alla base di qualsiasi rapporto. Rapporto genitori-figli, rapporto tra colleghi, tra amici, tra le due persone nella coppia, ma anche solo tra conoscenti. Dunque, i 5 libri che vi suggerisco in questo video vi aiuteranno proprio in questo senso, cioè vi aiuteranno a instaurare rapporti duraturi, stabili, onesti con gli altri. Quindi vi aiuteranno proprio dall'inizio come iniziare una conversazione, ma nel caso anche come porvi fine. Chiaramente per comunicazione non si intende soltanto la parola, ma anche i gesti, le espressioni del viso e quant'altro. Restate là perché è veramente un video molto molto interessante e questi libri sono altrettanto interessanti. Come sempre vi ricordo poi che se volete comprarli, se volete dar loro un'occhiata, leggere le recensioni, potete trovare tutti i link di affiliazione Amazon in descrizione. Andiamo! Come trattare gli altri e farseli amici. Al primo posto nella mia personalissima classifica dei 5 migliori libri sulla comunicazione c'è proprio questo libro di Dale Carnegie. Manuale pubblicato, pensate, nel lontano 1937, ma sempre valido. L'intento dell'autore è quello di aiutare i lettori, con dei semplici consigli, a instaurare delle relazioni interpersonali di ogni genere, al fine di poterne trarre anche un profitto personale. A volte nel libro le indicazioni possono sembrare banali e scontate, ma che, devo dire, molto spesso vengono date per scontate o non vengono proprio prese in considerazione nella vita di tutti i giorni. Vi faccio una piccola anticipazione, un piccolo spoiler. Qual è il trucco per farsi ben volere dagli altri? Niente di troppo complicato o di nuovo. Delle buone maniere. Infatti l'autore ci ricorda l'importanza di un apprezzamento sincero. Se pensate che qualcosa che gli altri hanno fatto o hanno detto vi piaccia, fateglielo sapere, comunicatelo. Tutte le persone, anche chi non lo vuole ammettere, in qualche modo cercano sempre l'approvazione, o comunque è bello sentirsi dire di aver detto o fatto qualcosa di buono. Rispetto e buonsenso sono anche altri due temi molto importanti affrontati da Carnegie nel corso del manuale. Tante sono chiaramente le sfide, le situazioni un po' anche contorte, difficili, che potremmo dover vivere nella nostra vita, ma Carnegie ci ricorda delle cose importanti. Non criticate, rispettate sempre le opinioni altrui e se avete torto, ammettetelo senza remore, non c'è niente di male. E quindi veramente un libro che vi straconsiglio e non dimenticate dopo la prefazione di leggere i 9 consigli fondamentali dell'autore per poter affrontare la lettura complessiva del libro. Veramente un libro molto interessante. Ma passiamo al prossimo, che è Giù la maschera, di uno dei maggiori esponenti della psicologia della comunicazione non verbale, Paul Ekman, coautore insieme a Wallace V. Friesen. Grazie a questo libro, pubblicato nel 2003, potrete imparare a riconoscere le espressioni facciali del vostro interlocutore. Figo, no? Forse all'inizio vi potrà sembrare che sia un libro basato un po' sul senso comune, ma in realtà, credetemi, è veramente un ottimo manuale che vi aiuterà a decifrare le espressioni del volto di chi vi sta di fronte. Pur risultando molto semplice nella lettura, in realtà il manuale è basato su studi piuttosto importanti e meticoloso. In totale, in generale, sempre fondato su veridicità scientifiche che Ekman stesso ha comprovato. Quindi il libro offre molte fotografie di volti che esprimono felicità, rabbia, tristezza, paura, e quindi ci dà delle informazioni e dei consigli su come riconoscere queste emozioni, come neutralizzarle, come smascherarle. Consiglio in particolare questo libro a chiunque abbia continui contatti con la gente, avvocati, psicologi, insegnanti, perché insomma, cioè, per me è
super interessante scoprire cosa si cela dietro uno sguardo, un sorriso, non so, una particolare espressione. Molto interessante e straconsigliato. Più o meno sulla stessa scia abbiamo il terzo libro, I segreti del linguaggio del corpo, di Marco Pacori, che appunto riprende un po' la questione della comunicazione non verbale. Si tratta veramente di un libricino molto leggero, di facile lettura, ma che vi aiuterà a fare chiarezza proprio con il corpo della persona che vi sta di fronte e cosa quel corpo sta in realtà comunicando che magari le parole non comunicano. Quindi se volete un po' capire cosa si cela dietro lo sguardo della persona che vi sta di fronte, se volete capire quali siano i suoi sentimenti o l'impressione che voi avete fatto su di lei. E dunque l'esperto, l'autore del libro, vi spiegherà quali sono i significati di determinate espressioni del viso o in generale cosa si cela dietro il linguaggio del corpo. Anche lui facendo riferimento a molte immagini, fotografie. Sapevate che persino la posizione in cui disponiamo i nostri piedi dà segni riguardo la nostra personalità? E quindi svelare tutti questi misteri e questi segreti è proprio il punto forte di questo libro, che vi aiuterà moltissimo in tutti i tipi di relazioni interpersonali che potete avere, quelle con la vostra famiglia, con il vostro partner, quelle al lavoro. Perché ci sono delle determinate situazioni nella nostra vita in cui capire cosa si cela dietro determinati atteggiamenti è veramente molto importante, potrebbe salvarvi in molti casi. Ma c'è di più. Alla fine del libro ci sono anche tutta una serie di link che rimandano a video che potete utilizzare per mettere alla prova tutto quello che avete imparato nel libro. Anche questo molto consigliato, anche per i più pigri, perché come vi dicevo è veramente un libricino. Passiamo al prossimo, Amore e comunicazione, di Roberto Vingelli. Un libro che parla proprio di amore e comunicazione, come anticipa il titolo, quindi perfetto per fare chiarezza nel vostro rapporto di coppia, quindi è sicuramente più consigliato per chi magari ha dei problemi di comunicazione con il proprio partner. Perché sì, magari i film ci mostrano che il rapporto amoroso deve essere sempre bello, armonioso, pacifico, ma ovviamente non è sempre così, certamente non nella vita reale. L'autore ci spiega che i litigi esistono, fanno parte della vita di coppia, ma che devono essere affrontati e superati in due e in un'ottica costruttiva. Un libro secondo me costruito veramente molto bene, che percorre le tappe dall'innamoramento fino alla vita di coppia e che affronta veramente tantissimi temi, come appunto amore in generale, innamoramento, libertà, comprensione, amor proprio, spazi personali. Dunque, con la lettura di questo libro imparerete un po' come affrontare determinate discussioni nella coppia, come raggiungere un obiettivo in comune e insieme, come raggiungere la cosiddetta maturità emotiva, come gestire la fiducia, la gelosia e come gestire un po' anche il perdono e il fallimento. Veramente un libro consigliato, magari non a chi è single, ma a tutti gli altri sì. O perché no, anche a chi è single e che appunto vuole capire un po' come comportarsi quando troverà la propria anima gemella. E infine, anche questo super interessante, Piccolo manuale di autodifesa verbale, di Barbara Berkham. Come dice il titolo, è veramente un piccolo manuale che potete portare sempre con voi e che è un manuale di autodifesa, ma non personale, bensì verbale, come appunto dice lo stesso titolo, che appunto vi potrà essere utile per difendervi da tutti quegli attacchi verbali e da tutte quelle situazioni in cui mantenere la calma è veramente difficile. Dunque la scrittrice, l'autrice, ci offre diverse situazioni di disagio e di conflitto, spiegandoci come porci con gli altri in questi casi o liquidarli per evitare di provocare delle crepe in rapporti che in realtà sono necessari per noi. Senza ferire o usare termini offensivi, il manuale vi aiuterà a dare la risposta adatta a qualsiasi tipo di provocazione verbale che possiate ricevere. Vi insegnerà quindi a essere superiore all'interlocutore e ai suoi attacchi e vi insegnerà anche a batterlo con le parole. Perché tutti noi abbiamo magari quella persona che veramente ci dà fastidio e che magari fa parte della nostra vita perché è un amico di un amico o perché è un nostro parente acquisito o un nostro collega
e che non possiamo appunto interrompere completamente il rapporto con questa persona, però una buona soluzione sarebbe trovare la risposta giusta al momento giusto per metterla a tacere, no? Bene, spero di esservi stata utile con questi libri, veramente è un argomento che mi interessa, mi affascina molto, quindi ho scelto secondo me un po' i 5 pilastri del settore. Fatemi sapere nei commenti se già conoscevate questi libri, se li avete letti, quali sono le vostre opinioni a riguardo. Vi ricordo appunto che tutti i link di affiliazione Amazon sono in descrizione. Se invece volete un altro tipo di crescita personale, cioè qualcosa di un po' più forse materialistico se vogliamo, però molto utile, e cioè se volete imparare un po' a capire di più di finanza, del mondo della finanza, degli investimenti, delle azioni, altro argomento super interessante, sappiate che vi ho consigliato ben 5 libri per cominciare a entrare di più in questo mondo, per cominciare a capirne di più, nel video dedicato proprio a questo argomento che potete trovare come sempre qui in alto nella card o giù nella descrizione. Straconsigliato, soprattutto se siete appunto degli appassionati di lettura, ma che non volete leggere dei classici romanzi, ma qualcosa di un po' più attinente alla vita reale. Quindi ve lo consiglio. Però se cercate anche degli altri video, degli altri consigli in generale, vi ricordo di visitare il nostro sito dove trovate tutta la lista e non dimenticate anche di seguire Five Ranker sui nostri social. Con questo è tutto, come sempre se avete delle richieste particolari fatemi sapere nei commenti, io mi ispiro un po' ai commenti cercando di trovare le 5 cose più interessanti per voi a seconda degli oggetti o delle richieste che mi fate. Detto questo, io vi saluto e vi aspetto prestissimo in un nuovo video. Ciao ciao!